veloce che così riesco a farla parlare perché ci tengo molto alla sua testimonianza, perché sono giorni che in questo studio ci chiediamo: ma come fanno i medici, gli infermieri a reggere a tutto questo dolore? Come fanno i parenti a sopportare una perdita che non è solo una perdita, è anche una perdita che ti mette di fronte all'impossibilità di toccare le persone che ami, all'impossibilità di portare loro conforto, all'impossibilità di elaborare il tuo lutto così come avresti fatto fino a un mese fa. A fronte di queste domande, sono tanto contenta che lei sia qui oggi perché mi può aiutare a raccontare di questa solitudine nuova, no, con la quale stiamo facendo i conti. Voi siete arrivati in reparto al San Matteo di Pavia, siete un'equipe di 10 psicologi, lei è anche il presidente della Fondazione Soleterre e io le chiedevo appunto cosa avete trovato, cosa hanno detto i medici e gli infermieri. Ma appunto i primari non ci potevano chiedere, credere, dicevano non osavamo chiedervi di venire Sperare. nei reparti. E questa è stata la base del nostro progetto, cioè ci sono dei momenti in cui la cura parte dalla condivisione della sofferenza. Non ci può essere, come lei ben diceva, possibilità di elaborare nulla se non si parte dalla condivisione. Il più grande dramma che stanno provando gli operatori è quello di non sapere Mamma niente mia. delle storie di questi pazienti perché arrivano con delle crisi da respirare, non hanno il tempo di raccontare nulla di loro, non sanno nulla dei parenti che stanno a casa. Lei prova a immaginare cosa vuol dire Cioè, dare il per tema è cinque che è volte la tutto notizia. disumanizzato, dottore. All'interno, no, allora, all'interno dei reparti la situazione più critica che abbiamo trovato prima dell'intervento era quella che gli operatori ci dicevano: stiamo lavorando con dei corpi di cui non sappiamo nulla. Quindi il grande lavoro che abbiamo intrapreso e che stiamo intraprendendo è quello di, come dire, di raccogliere la storia di queste persone, parlando con i familiari, restituendole ai medici, perché da una parte è un diritto sempre del paziente avere informazioni sulla cura. E dall'altra parte per restituire dignità umana, dignità di persona a quelli che altrimenti sarebbero soltanto dei corpi. Ed è Chiaro. impossibile per chi si occupa di curare le persone non conoscere nulla della storia. Non Questo è poter uno degli stabilire aspetti più nessun tipo drammatici. di legame, di rapporto, no? Perché poi, appunto, quello è un lavoro, ma è un lavoro che passa anche per il fatto di conoscersi, di sapere chi c'è dall'altra parte. Senta, professore, la interrompo solo per qualche minuto, ritorno subito dopo la pubblicità. Anche perché voglio sapere come si gestisce la paura di ammalarsi da parte di medici e infermieri e poi che cosa sta succedendo ai parenti delle vittime. Io credo che tutti ci siamo chiesti questo in questi giorni. Arrivo tra qualche minuto e poi le telefonate, insomma, poi tutto.